Buonasera a tutti, vi tratteremo pochissimo, così evitiamo di scioglierci e passiamo a quanto di più interessante. Ringrazio Margherita Becchetti, ringrazio il Centro Studi Movimenti per questa proposta. È una proposta che noi abbiamo accolto volentieri. Quando dico noi intendo lo stesso comitato per le celebrazioni della Liberazione, che è molto composito, tutti quanti abbiamo individuato che fosse un modo di pacifica invasione della città attraverso una memoria molto, molto viva, viva nelle persone, con la volontà di riportare l'attenzione sul fatto che le scelte sono fatte in maniera personale, che ognuno di noi ogni giorno è chiamato a decidere che cosa vuole essere e chi vuole essere. Allora, fu per alcune motivazioni molto forti, oggi non ci mancano altrettanto, e quindi ci sembrava un modo interessante per farci rendere conto che la città che viviamo ha visto vivere persone che hanno saputo difendere la città e soprattutto la nostra libertà ancora oggi. Quindi il mio grazie va al Centro Studi Movimenti per la ricerca, a tutte le persone che hanno voluto collaborare, all'ANPI, e non ripeto tutti i ringraziamenti. Sono sicura che questa iniziativa possa dare avvio a una forma di memoria, di post-memoria, che, visto che ci entriamo nel 70° di quello che fu un periodo di resistenza verso la liberazione, possa dare a tutti noi un avvio di quella che è la forma per vivere al meglio. Grazie. Mi associo ai ringraziamenti e soprattutto i complimenti al Centro Studi per aver ideato e pensato un'iniziativa così interessante e coinvolgente. Coinvolgente perché l'immagine ci avvicina alle persone, alla loro storia, e credo che serva soprattutto perché riavvicinarci alle biografie di questi che io considero fra i migliori fratelli e sorelle della nostra città e della nostra esperienza di vita sia un modo per chiamare tutti alla responsabilità, chiamare i giovani, chiamare i meno giovani, proprio per non solo quel senso di riconoscenza e di riconoscerci in una condivisione profonda, ma perché credo che oggi riprendere in mano da parte di ciascuno di noi la responsabilità vuol dire compiere una scelta. In mezzo ci sono persone che non hanno mediato, sono stati mai domati, hanno messo a disposizione la loro vita, altri che la vita l'hanno conservata, hanno fatto della vita dopo una testimonianza continua, una militanza vera, e in questo hanno fatto nascere e crescere persone come i loro figli, i loro nipoti, secondo quei principi che hanno animato la loro gioventù. Io, se riesco a non commuovervi, voglio in particolare dedicare, usando le parole di Giordano Cavestro, alle tre donne che queste 10 sagome rappresentano un percorso straordinario e devo dire molto bello del ruolo delle donne durante la resistenza, ma anche dopo. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà. Lo dedico in particolare a Paola. Grazie. Il nostro contributo è stato piccolo ma sincero, come si suol dire, nella ricerca delle fotografie soprattutto. E volevo dire che il 25 aprile per noi dell'ANPI, ma per tutti noi, è una cosa molto importante, perché segna il passaggio da un prima a un dopo. Un prima dove c'era un regime razzista che non considerava le persone di pari dignità sociale, e un dopo dove coloro che hanno combattuto in questo periodo senza mollare mai, come tutte le persone che incontreremo, sia pure in sagoma, ma le incontreremo con i loro volti, le loro storie, grazie a loro c'è stata una Costituzione dopo in cui è stata riconosciuta la pari dignità alle persone.
in cui tutte le persone sono state riconosciute per quello che sono, senza differenza di condizione personale, sociale, di razza, lingua, religione. Ecco, questo passaggio fra un prima e un dopo è stato conquistato dalle persone che adesso incontreremo, che non sono monumenti, non sono eroi tutti d'un pezzo, sono appunto questi volti e queste storie che ci fanno rivivere questo passaggio dove sono state conquistate le parole che adesso, dopo all'incirca 70 anni da quelle vicende, celebriamo il 70° dell'inizio, quest'anno, dell'inizio della Resistenza, le parole che sono state conquistate, che prima proprio erano state sepolte, dimenticate, non si conoscevano. E le parole sono queste, poi queste parole le consegnerò a chi vorrà perché ne ho un po' con me. Cominciano con Costituzione, sono tante, dignità, democrazia, libertà, e finiscono con felicità. Ecco, perché questa è la condizione che è resa possibile da tutte queste conquiste, di cui ringraziamo tutte queste persone che incontreremo. E grazie tante agli organizzatori del Movimento Studi e all'assessore Laura Ferraris e a tutti quelli che sono qui. Grazie infinite. Ma veramente solo per dire che Cristina ed io non avremmo potuto non aderire a questa iniziativa, a questo percorso della memoria, nel ricordo del 25 aprile. Motivi per cui non avremmo potuto è intanto per i valori che ci sono stati trasmessi nelle nostre famiglie, per il convincimento personale forte che abbiamo su questi valori e per il desiderio che abbiamo di continuare a far vivere questi ideali, gli ideali che erano di Matteo del 25 aprile. E condividiamo questi valori con gli amici del Centro Studi Movimenti che con tanto entusiasmo, passione e cultura storica hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. E quindi grazie da parte nostra. Fare una mostra sulla Resistenza, diciamo, nel 2013 significa un po' tentare di concretizzare il lavoro di cui si parla spesso in queste occasioni, cioè l'idea della trasmissione della memoria, senza memoria non va futuro, eccetera, che appunto detto così diventa quasi un'ovvietà, no? Però si tratta poi di concretizzarlo, cioè si tratta di trasmettere un passato che soprattutto per le nuove generazioni, nonostante sia un passato prossimo, sembra davvero un passato remoto, lontanissimo. E secondo me, e non solo secondo me, sembra un passato lontanissimo anche perché la memoria della Resistenza è stata trasmessa nel corso dell'Italia repubblicana in diversi modi a seconda delle diverse fasi che l'Italia repubblicana ha attraversato, ma c'è un filo comune, che è quello di una memoria un po' autocelebrativa per le istituzioni, cioè le istituzioni repubblicane, ricordando la Resistenza, hanno un po' celebrato se stesse e quindi hanno un po' sclerotizzato il ricordo della Resistenza, lo hanno un po' rattrappito, lo hanno monumentalizzando quella memoria, l'hanno resa meno viva, l'hanno racchiusa, imbrigliata in un immaginario che è molto molto rigido, molto fisso, poco fruibile dalle nuove generazioni. E soprattutto una di queste prime operazioni è imbrigliare lo spirito di ribellione che ha animato i partigiani. Un primo termine con cui si apostrofano i resistenti sono i ribelli, cioè sono coloro che si ribellano a un ordine costituito, imposto dall'occupazione nazista e dal collaborazionismo fascista. Ora, l'idea che noi per fare rendere concreto queste cose che vi dico, pensate al monumento al partigiano, il monumento di Piazzale della Pace, un bellissimo monumento, è del 1956. L'immagine che viene trasmessa da quel monumento è l'immagine di un uomo armato, cioè dell'esercito. Quindi i partigiani sono un esercito che ha dato vita alle nuove istituzioni repubblicane. Ora,
L'idea che noi abbiamo voluto mettere invece, che è alla base di questa mostra, è molto diversa. È l'idea di trasmettere la memoria attraverso i vissuti personali dei singoli partigiani, cioè superare la loro dimensione di morte, la loro ossificazione nella memoria, ma vedere cosa ci sta dietro la scelta di ciascuno di essi nella scelta di ribellarsi a quell'esistente. E quindi tentare di trasmettere percorsi che sono ciascuno diverso l'uno dall'altro, e la base della scelta di fare i ribelli, di ribellarsi, di muoversi in modo contrario rispetto all'ondata di, come dire, assuefazione, no? Per appunto l'occupante tedesco, o di chinare il capo rispetto al solito duce, ha trovato percorsi differenti per ciascuno di questi 10 partigiani. Sono solo 10 esempi, potrebbero essere tanti altri, sono 10 esempi che a noi, ad esempio, no? Quando si parla di come questa memoria storica non è stata trasmessa alle nuove generazioni, è proprio qui. Allora, tentare di capire come poterla trasmettere, è questo il meccanismo. Cioè, tentare di mostrare come la memoria della resistenza può essere anche qualcosa che faccia scattare un meccanismo di adesione, di identificazione attraverso altri giovani della stessa età, penso a Cavestro ad esempio, che hanno fatto altre scelte di ribellione, perché oggi uno che grida una cosa del genere, no? È un atto di ribellione. Allora, mostrare come quell'atto di ribellione nel 43-45 era un'altra cosa, no? Era un altro percorso. Ora, naturalmente su questo mi sono un po' perso, però penso che il meccanismo si sia capito perfettamente. 10 persone che potrebbero essere, appunto, che sono state persone comuni, noi non le abbiamo scelte solo perché hanno avuto dei ruoli dirigenziali all'interno del movimento di liberazione, ma ci sono anche delle persone comuni che hanno fatto delle scelte che però sono decisamente fuori dal comune. Quindi ognuna di queste scelte, ognuna di queste persone è stata da noi, diciamo, individuata per parlarci per rinviare a qualche cosa d'altro, cioè a un tema che fa parte e che ci aiuta a capire la complessità di quello che è stata la resistenza. Quindi lo vedrete, andremo insomma su alcune a incontrare alcune delle persone che abbiamo individuato, e capirete che ognuna di queste persone ha, come dire, incarnato un aspetto della resistenza, un aspetto di quella lotta, che può essere una lotta appunto combattuta con le armi oppure semplicemente stampando i volantini, ma non tanto semplicemente, portandoli in giro, trasportando le informazioni, oppure ponendosi proprio a capo invece, come con un ruolo di coordinamento del movimento di liberazione. E queste sagome sono state messe, quindi potrebbero essere 10, potrebbero essere molte di più. Ne avevamo pochi mezzi a disposizione, ma il nostro sogno sarebbe quello davvero di popolare la città per festeggiare un 25 aprile e non solo, nel quale camminando per le strade si incontrano giovani di tanti anni fa, no? E che sono l'occasione un po' per confrontarsi anche con quella memoria, con quelle esperienze. E sono stati messi in luoghi significativi per la loro esperienza personale, o perché in quei posti ad esempio ci sono nati, o perché invece in quei posti ci sono morti, o perché sono stati significativi per la loro esperienza politica, per la loro maturazione, insomma, lo capirete. Di sicuro sono tutti luoghi che sono anche significativi per la nostra storia, quindi è un modo anche non solo per conoscere aspetti diversi della resistenza, ma è anche un modo per, come dire, riappropriarci della città, radicando anche in tutta la città, non solo nei luoghi deputati allo studio della lotta per la liberazione, l'esperienza appunto della resistenza. E l'ultima cosa è che in questa piazza non trovate sagome, c'è solo un totem che le comprende tutte, eppure perché questa piazza è una piazza dalle molte facce. Intanto è il centro simbolico del potere, è la piazza dove c'è stata la più grande rappresaglia
che la storia di Parma ricordi, quella della notte fra il 30 agosto e il 1 settembre del 44, dove sono state trucidate appunto per rappresaglia sette antifascisti che non erano tutti partigiani, e che sono stati lasciati in piazza a monito appunto perché i parmigiani stessero ben attenti insomma a non lavorare contro il fascismo e contro il nazismo. Ma questa è anche la piazza appunto della Liberazione, la piazza dove il 9 maggio è stato allestito un palco sul quale hanno come dire, parlato le autorità, e davanti al quale sono sfilati tutti i partigiani simbolicamente senza bandiere, e dove per l'ultima volta hanno sparato un colpo in aria e hanno consegnato le armi. La piazza appunto della Vittoria, la piazza della Liberazione, è la piazza dove si è segnato un nuovo inizio. Quindi per questo abbiamo scelto di non fissarla solo con un evento, perché per noi è appunto un po' il centro dal quale parte tutta questa storia e del quale arriva appunto si conclude questa storia. Quindi appunto le visite partiranno sempre da qua, e non casualmente abbiamo scelto il 9 maggio organizzare il convegno proprio dentro a Palazzo del Governatore, perché il 9 maggio le sagome ritorneranno a casa in una specie di sfilata simbolica e ci aspetteranno qua a discutere appunto riflettendo sulla resistenza. È riconoscibile, non è riconoscibile, uno di Arezzo Mocchietti, non è riconoscibile, non lo dico, se stava a lasciarlo, doveva quel ciuffo ribelle. Questa è una foto da qua quando era in banca alla Dunque, la prima tappa la faccio io, però prima io vorrei dire due parole sull'episodio che è successo. Badate che vale la pena riflettersi, nel senso che è molto meglio, a mio avviso, che la memoria della resistenza trovi spazio fuori, anche col pericolo che avvengano queste discussioni. È bene che avvengano queste discussioni, nel senso che della memoria della resistenza si discute e le nuove generazioni devono essere convinte. Troppo comodo è che la memoria stia nel chiuso delle stanze, troppo. Se vogliamo che la memoria sia patrimonio di tutti, lo portiamo fuori e ne discutiamo. Anche qui ci sta il senso, facciamo in strada. Le sagome verranno pitturate, le sagome verranno... Bene, va bene, cioè no, bene no, male. Però, no, male, giusto, però è l'operazione, è un'operazione che è da fare, è un'operazione che va fatta. Ogni sagoma ha un luogo, ogni sagoma ricorda un luogo, e ogni sagoma rappresenta un pezzo, un aspetto della resistenza, pur avendo le cose alla base le questioni di cui parlavamo, cioè una scelta personale. La figura di partigiano di cui parliamo in questo luogo è Bruno Lotti, Fulvio. È una figura che rappresenta un aspetto particolarmente interessante per la storia complessiva della nostra città, e cioè l'antifascismo popolare. Bruno Longhi nasce nel 909 nasce in Oltretorrente, nell'Oltretorrente delle barricate dell'agosto 22, nell'Oltretorrente dove si organizza l'antifascismo clandestino del Partito Comunista, e aderisce al partito alla fine degli anni 20. Inizia a diventare un organizzatore del partito clandestino e viene arrestato in una ondata di arresti che avviene tra il 29 e il 32. Ci sono diverse retate, proprio perché l'organizzazione clandestina del partito è molto viva, e viene arrestato, viene condannato dal tribunale speciale per la difesa dello Stato nazionale, però viene liberato in occasione del decennale della marcia su Roma. Quindi c'è il duce che dà un'amnistia a tutti i condannati politici.
deve passare qualche anno fuori da Parma e poi dopo rientra, perde il lavoro contemporaneamente, proprio perché ormai è un sorvegliato speciale della polizia e i fascisti durante il regime hanno una vita, come vi potete immaginare, durissima, anche se sono fuori dal carcere hanno una vita durissima, perché faticano a trovare una rete di amicizie, faticano a trovare del lavoro, eccetera. Ora, è tra coloro che nel 43, subito dopo l'8 settembre, è tra i primi a riunirsi insieme ad altri a Villa Braga il 10 di settembre per gettare le basi per l'organizzazione partigiana. A Fulvio viene dato l'incarico di organizzare la propaganda in città, quindi la resistenza non è solo chi prende mitra e spara, ma la resistenza a diversi livelli di attività. Lui si è responsabile dell'agitpro, agitazione propaganda in città, e si fa praticamente dal settembre 43 fino al febbraio 45, nonostante fosse già conosciuto come noto antifascista, si fa tutti questi mesi in città, e la città è il cuore dell'occupazione, le città in generale sono il cuore dell'occupazione, quindi è un'attività particolarmente rischiosa per lui, dove appunto significa organizzare la propaganda, attacchinare manifestini, organizzare la rete clandestina in città, mandare dei giovani in montagna, tentare in qualche modo di organizzare una rete di attività partigiana anche in città, tra alti e bassi, e fino a quando viene preso nel febbraio del 45. Ora, badate che è uno dei pochi che si fanno tutti questi mesi in città, perché antifascisti conosciuti come lui spesso dal partito vengono spostati. Pensate a Dante Gorreri va a Como, Porcari va a Piacenza, cioè vengono spostati in città dove non sono conosciuti come antifascisti. Evidentemente il partito non ha possibilità di sostituire una figura così importante, così di riferimento per il movimento clandestino in città. E abbiamo deciso di mettere qui la sagoma di Pablo perché è proprio qui che inizia la storia partigiana di Giacomo Crollalanza. Qui lo vedete in divisa da militare perché era un ufficiale dell'esercito che nel 44 si trovava a Parma perché era stato ferito sul fronte greco e dopo gli eventi che conoscete dell'8 settembre, lo sbandamento dell'esercito, l'occupazione tedesca, Pablo era stato incarcerato a San Francesco. Il 13 maggio del 1944 gli alleati bombardano la città per la quarta volta. E il bombardamento del 13 maggio è un bombardamento piuttosto pesante, sono centinaia i morti, sono tanti gli edifici colpiti anche nel centro città. E tra questi edifici viene colpito anche il carcere, per cui Pablo, insieme ad altri, ad esempio insieme a Don Giuseppe Cavalli, che abbiamo posizionato in Piazza Le Rondoli vicino al liceo Romagnosi dove per anni poi ha insegnato, Pablo appunto insieme a tanti altri riesce a fuggire appunto dal carcere dopo il bombardamento e sale in montagna, si unisce appunto ai distaccamenti dei ribelli che ormai non sono più piccoli distaccamenti, ormai le formazioni partigiane anche su questo Appennino cominciano a essere corpose, c'è stata la primavera, sono scaduti i bandi di arruolamento della Repubblica Sociale, per cui molti giovani hanno scelto la via della montagna, per cui ormai anche su questo Appennino le formazioni partigiane hanno una certa consistenza ed è proprio la loro consistenza che impone così all'organizzazione partigiana di trovare un coordinamento, di costituire un comando unico che coordini l'attività di tutte queste formazioni che fino a pochi mesi prima sono state formazioni spontanee, formazioni non coordinate tra di loro, gruppi diversi che in diverse zone dell'Appennino e della provincia si sono costituiti. È un po' appunto l'esigenza di questo movimento che si allarga sempre più, che impone un'organizzazione più centralizzata, più coordinata, e sono anche i rastrellamenti dell'estate, perché in luglio i tedeschi e i fascisti organizzano diverse puntate, diversi rastrellamenti, diverse operazioni appunto militari nelle valli anche di questa provincia, nel Reggiano e nel Parmigiano, dove appunto si cerca di
dove i tedeschi e i fascisti cercano di tenere libero quello che sta diventando il retrofronte, no? Voi sapete che il 4 giugno viene liberata Roma, quindi gli alleati risalgono al nord e la nuova linea del fronte si attesta poi alla fine dell'estate, dopo la liberazione di Firenze del 18 agosto, si attesta lungo la linea gotica, cioè sotto questi Appennini. Quindi le nostre vallate diventano zona di retrofronte, quindi vanno tenute pulite. Quindi Pablo viene nominato in agosto comandante unico delle formazioni partigiane e viene scelto perché? Perché è un ufficiale dell'esercito, perché ha esperienza militare, perché è equidistante dalle diverse formazioni politiche che ormai compongono il movimento partigiano e perché si è conquistato stima tra i gruppi partigiani con cui ha combattuto appunto tra maggio e agosto, e così viene nominato comandante. E, diciamo, la sua storia di comandante però dura poco, perché dopo l'estate, anche in novembre, i tedeschi e i fascisti organizzano diverse puntate sull'Appennino e, diciamo così, le operazioni militari, le operazioni di polizia organizzate tra ottobre e novembre hanno proprio come obiettivo la caccia ai ribelli, la guerra alle bande, come aveva dichiarato Kesselring. E in una di queste operazioni anche Pablo viene catturato. Il 17 di ottobre si trova con altri del comando unico e con alcuni membri del comando di piazza Bosco di Corniglio, dove si riuniscono appunto per trovare un coordinamento migliore tra l'attività partigiana in montagna e l'attività clandestina in città. Una spia rivela la loro posizione appunto nell'albergo di Bosco di Corniglio e un reparto tedesco di nazisti, guidati appunto da questa spia, la mattina del 17 ottobre li sorprende a Bosco di Corniglio. Bene, ci troviamo qui in Piazza della Pace, qui abbiamo collocato l'immagine di Giacomo Ferrari Arta, un altro comandante, anzi il comandante che sostituisce Pablo, appunto. Dopo la morte di Pablo è Giacomo Ferrari, col nome di battaglia Arta, che diventa il comandante unico di tutte le formazioni partigiane ed è il comandante appunto che porterà le formazioni partigiane fino alla liberazione, fino al 25 aprile. E che, mi devo spostare da... e che il 9 maggio del 45, appunto, durante quella sfilata che già vi abbiamo raccontato, è colui che salirà sul palco con le autorità alleate e verrà nominato primo prefetto della città. L'abbiamo collocato qui appunto perché Giacomo Ferrari è stato, come dire, una figura centrale nella vita della città, non solo durante i 20 mesi della lotta partigiana, ma anche dopo. È stato più volte sindaco della città, è stato ministro nei governi De Gasperi nell'immediato dopoguerra, insomma, è stato colui che nel 1972, dopo l'uccisione di Mariano Lupo da parte di un gruppo di neofascisti davanti al cinema Roma, ha tenuto l'orazione ufficiale appunto alla Camera Ardente di Mario Lupo. Quindi è, come dire, uno dei simboli forti della storia antifascista di questa città, per cui abbiamo deciso di collocarlo qui di fianco al monumento al partigiano e nel luogo in cui prima del 1944 c'era il palazzo della prefettura, era qui in questo prato che noi oggi ci godiamo, ed è un palazzo che era il palazzo ducale di Maria Luigia, che con l'Unità d'Italia è diventato il palazzo della prefettura, bombardato nel 1944 e poi abbattuto. Giacomo Ferrari viene da una famiglia di illustri tradizioni liberali e mazziniane, è un uomo molto più anziano rispetto alla maggior parte dei giovani che scelgono la via della montagna, un uomo nato nel 1887, quindi nel 43 è già un uomo di una certa esperienza politica, è un uomo che è stato in oltretorrente dietro le barricate nel 22, e proprio da quell'esperienza insieme a Guido Picelli e ad altri che hanno difeso i borghi popolari dalla spedizione fascista, come dire, matura quell'idea dell'antifascismo ecumenico e, come dire, a ogni costo anche armato, che lo porterà nel 1942 ad aderire al Partito Comunista Clandestino e poi a fare la scelta appunto della lotta armata. È uno di quelli che nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, il 9 e 10 settembre, si ritrovano a Villa Braga, no? I dirigenti, quelli che getteranno le basi appunto della lotta armata in questa provincia, quelli che nei giorni successivi cominciano a girare per i sentieri, per le valli, per i paesi dell'Appennino a cercare basi, a cercare persone che possano, come dire, ospitare i primi giovani armati che salgono in montagna. Insomma, è uno di quelli che si dà da fare fin da subito per organizzare
utilizzare la rete che poi nei mesi successivi appunto crescerà. Per tutto il primo anno, diciamo, dell'occupazione tedesca rimane in città, poi a settembre anche lui è costretto a salire ai monti perché ormai è ricercato, perché ormai la polizia fascista lo sta cercando, e sale nella zona di Neviano, dove già il figlio Bruno è partigiano della 47esima Garibaldi, della 47esima Brigata Garibaldi. E di lì a poco, appunto, dopo pochi mesi, dopo poche settimane dalla sua salita in monti, la svolta che lo porterà a diventare ARTA. Quando sale in montagna il suo nome di battaglia è Nasi, e dopo la morte di Pablo e dopo l'eccidio del comando unico a Bosco di Corniglio, le brigate partigiane nomineranno lui come nuovo comandante, quindi diventerà il comandante ARTA. Prende il nome da Giordano Cavestro, Mirko, che era un giovane partigiano nato nel 1925 da una famiglia di forte tradizione antifascista. Suo padre Adriano era dovuto emigrare da Bologna nel 22 perché era perseguitato dai fascisti, e sono venuti a stare a Parma in via Garibaldi e hanno iniziato a radicarsi e a conoscere le altre famiglie e gli altri antifascisti della città, e Giordano ha naturalmente respirato quell'aria, si è formato a quelle culture politiche, quindi è stato proprio quasi inevitabile per lui, quando è diventato un po' più grande, decidere e scegliere subito da che parte stare, e da che parte stare per lui voleva andare sui monti. È andato subito, si è unito al distaccamento Griffith, che è il primo distaccamento di partigiani dell'Oltretorrente, e che aveva deciso di intitolarsi, di chiamarsi così in nome per ricordare Enrico Griffith, un altro antifascista comunista che era morto nel 30 al confino a Ponza per una malattia che il regime fascista non gli aveva voluto curare. Quindi Giordano entra nel distaccamento, nell'eroico distaccamento Griffith, che si stabilisce sul Monte Montagnana tra Calestano e Langhirano, e lì il 15 aprile del 1944 catturano due fascisti in distaccamento, se li portano in distaccamento alla casa del bersagliere su quel monte dove oggi c'è una lapide che ricorda l'episodio, e c'è un'assemblea tra i partigiani per decidere che sorte fare a quei due ragazzi. Prevale la linea di lasciarli andare, i due ragazzi vengono lasciati andare, ma i partigiani non cambiano sede, non cambiano base, rimangono lì, dove puntualmente pochi giorni dopo arrivano fascisti e tedeschi, ingaggiano battaglia con i partigiani e quelli che non vengono uccisi durante il combattimento vengono portati in carcere, dove il 20 aprile saranno a Parma, dove il 20 aprile nel tribunale qua in fondo verranno processati e naturalmente condannati a morte. È un processo naturalmente farsa, i ragazzi non hanno nemmeno l'avvocato difensore, però alla notizia della condanna a morte le persone, le donne e gli uomini che erano fuori dal tribunale ad aspettare la notizia della sentenza protestano a gran voce. Ed è una protesta che pian piano si diffonde per tutte le strade della città. Le donne, come vent'anni prima in occasione dello sciopero del pane dell'ottobre del 1941, scioperano e chiamano altre donne a uscire dalla fabbrica per protestare e per urlare a gran voce di non essere d'accordo, di essere contrarie a questa sentenza che viene sentita come profondamente ingiusta. E a quel punto il partito fascista si divide in due parti, un'ala che sostiene la linea dura, che come dire vorrebbe la fucilazione per tutti i 37 partigiani, e un'altra parte invece che vorrebbe impedire invece che, insomma, la notizia e che l'avvenuta fucilazione di una quarantina di ragazzi fosse davvero troppo clamorosa per la città. E prevale la seconda ipotesi. I ragazzi non vengono fucilati, nel senso che la loro condanna è semplicemente sospesa, per cui vengono riportati in carcere e rimangono in carcere a San Francesco, dove però vengono utilizzati sostanzialmente come materiale di scambio. Bene, siamo davanti al Palazzo dell'Università, è un palazzo che, come dire, in questa città è stato sede di studio,
di conoscenza, di sapere critico, ma dal luglio del 1944 fino alla fine della guerra la Brigata Nera vi ha posto la sua sede. E siamo davanti alla sagoma di Domenico Tomasicchio, nullo. Anche questo era un signore di una certa età, non era un giovane ventenne, era un uomo che aveva quasi 50 anni, che veniva da Taranto e che si era trasferito nel Parmense per lavoro, era funzionario delle imposte. Poi nel Parmense ha conosciuto la sua futura moglie, nel 1942 è nato il figlio Massimo. E diciamo che gli eventi dell'8 settembre 43, gli eventi, l'entrata in guerra dell'Italia e poi l'occupazione tedesca non lo hanno lasciato indifferente. Negli anni aveva maturato un suo dissenso profondo rispetto al regime, si era avvicinato al Partito Socialista e nel 43 appunto, sebbene esente dai bandi di arruolamento, sebbene appunto per età libero dalla scelta che per una generazione di italiani si impone, sceglie di collaborare, di entrare nella rete clandestina in città. E proprio anche per la sua esperienza di uomo di una certa età, nell'agosto del 1944 Nullo viene nominato vicecomandante del comando di piazza. Che cos'è il comando di piazza? Era l'organismo militare che in città appunto cercava di coordinare la lotta clandestina, la lotta armata in città, nei paesi vicini. E, nel dicembre del 1944 viene arrestato, come tanti altri appunto abbiamo visto, e viene portato negli scantinati della Brigata Nera. La Brigata Nera che cos'è? Era la militarizzazione del partito fascista. Nel luglio del 1944 gran parte delle divisioni del nuovo esercito che Benito Mussolini nei mesi aveva tentato di ricostituire con i bandi di arruolamento, gran parte di queste divisioni non erano ancora disponibili, erano molti reparti, erano ancora in Germania per l'addestramento, e allo stesso tempo però cresceva in città e nelle valli l'attività ribelle, l'attività appunto partigiana, per cui il governo di Salò ha bisogno di forze armate, ha bisogno di reparti armati per, come dire, reprimere appunto questa attività clandestina, questa attività ribelle che cresce ogni giorno di più. E quindi si decide assieme a Alessandro Pavolini di militarizzare il partito. Chiunque è iscritto al Partito Fascista Repubblicano tra i 16 e i 60 anni può chiedere di entrare appunto nei reparti della Brigata Nera, e per cui a civili fino a quel momento iscritti al partito viene dato il monopolio della violenza, quindi il diritto di portare delle armi, di arrestare persone, di condurre interrogatori, di fare posti di blocco, di insomma svolgere normali azioni di polizia. E in una di queste appunto anche Domenico Tomasicchio viene arrestato, viene portato in questi scantinati così come quelli di Palazzo Rolli davanti al Petitot di cui vi diceva William, in cui è stato ucciso Bruno Longhi, viene interrogato e sottoposto a torture per 8 giorni, per 7 giorni dall'8 di dicembre, e il suo tormento finisce il 15 di dicembre appunto quando muore per le sevizie e i maltrattamenti che subisce in queste cantine. Allora, qui siamo in un luogo che, come dire, è un luogo di memoria per la morte della figura che vedete qui accanto a me, Eugenio Coppelli, nome di battaglia Gianni. Coppelli muore in questo luogo la notte, tra l'8 e il 9 marzo del 1944. Non era un ragazzo giovanissimo, era nato nel 1908 e aveva una tradizione comunista, possiamo dire, fin dalle origini. Viene incarcerato già a 19 anni nel 1928, poi nel 1930 viene rincarcerato e mandato al confino a Ponza. Eppure questo tentativo da parte del regime fascista di spezzare, di cancellare una tradizione politica e anche una fede politica non riesce, perché subito dopo l'8 settembre 1943 Eugenio Coppelli sceglie sceglie da che parte stare, sceglie di imbracciare le armi ma non di andare in montagna, rimane in città.
e comincia, un po' per la sua esperienza, la sua lunga esperienza di militante politico clandestino, poi per le sue, la sua fitta rete di conoscenze. Copelli nasce e vive nell'Oltretorrente, inizia a cercare appunto di organizzare la resistenza in città, di organizzare i GAP. Che cos'erano i GAP? I gruppi di azione patriottica, cioè erano quei partigiani non inquadrati in brigate, in distaccamenti come avveniva per i partigiani di montagna, ma partigiani che mantenevano un altissimo livello di clandestinità, quasi non si conoscevano con i propri compagni e appunto avevano il compito di combattere la resistenza, di combattere la guerra in città vicino ai centri del potere, andando a colpire direttamente i fascisti e i tedeschi che naturalmente stavano cercando di, come dire, di dominare capillarmente la città. Un ruolo veramente pericolosissimo, eppure Copelli appunto cerca di organizzare questa resistenza. Fino a quando l'8 di marzo, nel pomeriggio dell'8 marzo del 44, non viene sorpreso in un'osteria del Borgo degli Asini, che oggi è Borgo Fornovo, vicino alla chiesa dell'Annunziata. Lo viene sorpreso e ha in tasca soldi e documenti falsi, quindi è uno dei vertici naturalmente dell'organizzazione, per cui sa che se venisse preso potrebbe appunto smascherare tutta la rete. Dunque, mentre i fascisti lo accompagnano di qua dal ponte e verso la questura che aveva sede dietro la prefettura, appunto in Piazza della Pace, dove probabilmente sarebbe stato sicuramente dove sarebbe iniziato l'interrogatorio, giunto in questa piazza, Eugenio tenta il tutto per tutto, inizia a scappare, scappa, si divincola, i fascisti, i militi che lo accompagnano gli intimano più volte di fermarsi, altrimenti avrebbero sparato, a quel grido, insomma a quell'allarme, altri militi che stanno sopraggiungendo vedono uno che scappa e istintivamente sparano. Bene, siamo all'imbocco dell'Oltretorrente, qui abbiamo il palo dove stava la sagoma fino a stanotte di Maria Zaccarini, che prontamente rimetteremo nei prossimi giorni, speriamo già domani di poterla riavere. E Maria Zaccarini è una figura che non è stata molto ricordata nel dopoguerra in questa città. Lei stessa, un po' per le sofferenze subite, perché due suoi fratelli nel luglio del 44 sono stati uccisi a Langhirano, due suoi fratelli partigiani, entrambi insieme nello stesso momento sono rimasti uccisi durante uno scontro a Langhirano, un po' per le sofferenze, un po' anche per le amarezze del dopoguerra che tanti che hanno partecipato al movimento di liberazione hanno così maturato. Lei stessa ha deciso di non raccontare mai più niente, non ha mai voluto parlare, non ha rilasciato testimonianze, non ha raccontato se non in famiglia, e quindi è una figura che noi abbiamo scelto proprio per questo, perché è stata un po', come dire, quasi dimenticata dalla memoria pubblica di questa città, e noi invece abbiamo voluto recuperarla. Perché? Perché Maria Zaccarini a 25 anni è stata una delle prime donne che si è buttata nella lotta. Anche Maria Zaccarini è nata in questi borghi appunto teatro delle barricate nel 22, luoghi di antifascismo radicato, ed era la figlia della Ione Barbieri, che era la tenutaria di una famosa osteria di questo quartiere, che era l'osteria appunto della Ione in via Turchi, qui nella parte alta di via Bixio. E in questa osteria, in questi borghi, ha respirato tutto l'antifascismo, tutto il clima di ostilità al regime. Suo fratello, suo padre era stato ardito del popolo, suo fratello già nel 1928 viene condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato perché è membro di una cellula comunista, quindi è una ragazza che cresce appunto nell'ostilità al regime, per cui già il 9 di marzo è a Villa Braga, dove appunto vi dicevo Arta e altri si sono ritrovati appunto fuori città, con la città occupata dai tedeschi, con i carri armati e i cannoni che ancora
come dire, camminano sul selciato del centro della città, ed è una di quelle ragazze insieme a Mirka Polizzi che si ritrova appunto insieme a questi uomini che decidono di passare alla lotta armata, decidono che ormai è ora di fare la guerra al fascismo, ma di fargliela davvero, non più solo con la propaganda, ma di farla in modo armato. Per cui è una di quelle ragazze che fin dai primi giorni dell'occupazione tedesca si getta nella resistenza e, come tante altre ragazze, come dire, deve andare contro al pregiudizio, no, di una società ancora fortemente maschilista, che ritiene le donne incapaci di fare le cose che fanno gli uomini, di fare la politica, di fare la guerra, di fare appunto le cose che tradizionalmente sono appannaggio maschile. E quindi lei, come Mirka Polizzi, come tante altre giovani di questi borghi, Nerina Perle, eccetera, si deve scontrare prima di tutto con questo pregiudizio, no? Con questa idea diffusa che le donne potessero essere solo collaboratrici, ancelle, no? Coloro che fanno quelle cose di corredo, la propaganda, distribuire i volantini, fare queste cose qui che non sono la guerra vera la fanno gli uomini. Maria Zaccarini quindi in città lavora lacrimente con la sua bicicletta, infatti la sagoma che avevamo esposto è una sagoma appunto con la sua bicicletta in mano, perché la bicicletta per tante di queste ragazze diventa proprio il simbolo della loro idealità, diventa il simbolo della loro lotta di liberazione. E nel giugno del 44, proprio in Oltretorrente, viene sorpresa insieme a Flaminio Muse in una delle tante stanze che in questo quartiere la rete clandestina aveva, no? Questo quartiere era, come dire, è una città nella città, questo quartiere, questi vicoli erano vicoli in cui ci si poteva nascondere, in cui si poteva trovare il sostegno della popolazione, in cui la gente accoglieva i partigiani ricercati, in cui li nascondeva. Quindi in questa città c'erano stanze dove si stampavano i volantini, dove c'erano i ciclostili, dove appunto la rete poteva trovare basi. Ecco, un giorno del giugno del 44, in una di queste stanze viene sorpresa insieme a Flaminio Musa e arrestata. Fortunatamente negli stessi giorni alcuni partigiani a Varsi catturano due ufficiali tedeschi e quindi i tedeschi rivolgono indietro quegli ufficiali e per la prima volta decidono di scendere a patti con l'organizzazione partigiana, per cui propongono uno scambio. È la prima volta che questo accade ed è una cosa che fa imbestialire i fascisti. Il questore Alberto Bettini si lamenta tantissimo con il governo di Salò, perché i tedeschi appunto vogliono, come dire, prendere, vogliono scambiare questi due che sono stati sorpresi sul fatto, che sono evidentemente partigiani, che sono stati sorpresi in una base, in quella base ci sono documenti, ci sono carte della rete clandestina, quindi sono condannabili, sono stati colti sul fatto e per i fascisti quindi sono, come dire, un arresto grosso, no? Perché con quelle carte poi se ne possono arrestare altri, tanti altri infatti dopo quell'arresto dovranno scappare in montagna perché, come dire, scoperti in città. E nonostante però appunto la rabbia e il rancore dei fascisti, i tedeschi impongono la liberazione di Maria Zaccarini e Flaminio Musa e il cambio con i soldati tedeschi. E quindi Maria Zaccarini viene rimessa in libertà, ovviamente lascia Parma per qualche mese, si trasferisce a Bologna perché in città ormai è bruciata, è ricercata, e poi ritorna in città nel luglio quando gli arriva la notizia appunto dei due fratelli uccisi a Langhirano. Io sono in mano. Parliamo ancora di donne, di una ragazza dei borghi, Nerina Perla, che nei borghi ci è nata e ci è cresciuta, proprio qui in Piazza Lenzani, che frequentava le osterie, le prime amicizie da bambina, si è formata, anche se ha vissuto per un po' l'infanzia
fino quasi all'adolescenza, di là dall'acqua in Parma Nuova, quando poi è ritornata in Oltretorrente, ha ripreso appunto a respirare quell'aria nella quale la tradizione antifascista, insomma, aveva fatto, era riuscita a non essere completamente cancellata dal regime, da 20 anni appunto di regime. E Nerina Perla nasce nel 1923, è una giovane ragazza quando nell'ottobre del 1941 partecipa insieme ad altre donne dell'Oltretorrente e non solo, dei quartieri popolari di Parma, allo sciopero contro la riduzione dei... lo sciopero di protesta contro la riduzione della razione di pane. Nel 20 ottobre appunto del 1900, il 16 ottobre del 1941, il regime riduce ulteriormente la razione quotidiana di pane. E per le donne, le donne dei quartieri popolari che dovevano davvero combattere con la miseria e con la necessità di sfamare delle famiglie molto spesso numerose, è l'ultimo affronto. L'ennesimo affronto che il regime fa verso di loro, per cui la loro rabbia esplode improvvisa. In via Imbriani un gruppo di queste donne prende d'assalto un furgone della Barilla che passava carico di pane, e da questo episodio la protesta comincia ad aumentare sempre di più, e le donne cominciano a chiamare le altre operaie, le altre lavoratrici nelle fabbriche. Il corteo si muove impetuoso e improvviso e arriva davanti alla prefettura, dove le donne chiedono a gran voce il pane ma anche la pace, per protestare appunto contro quella guerra che già si sentiva, no? Come profondamente ingiusta. Dopo lo sciopero del pane, che vede protagoniste diverse centinaia di donne, alcune decidono di non fare più niente, perché la conseguenza per gli scioperanti è naturalmente il carcere, e per molte donne vivono questa esperienza come un motivo di grande onta, di vergogna, di profondo dolore, di angoscia, e quindi vengono come fermate in un certo senso in questa volontà di protestare. Non è così per Nerina Perla, non è così per tante altre, non è così per la Maria Zaccarini, che invece non si fermano di fronte all'esito, insomma, quasi scontato della protesta per i fatti del pane. E quindi dopo l'8 settembre del 43 continuano in questa loro febbrile attività di propaganda, di avvicinamento, insomma, di lavoro e di lotta per la resistenza, una lotta che però viene combattuta ancora una volta con un mezzo non convenzionale, cioè la bicicletta. E riusciamo anche simbolicamente, in questa foto Nerina Perla è sulla sua bicicletta, perché lei lavorava in un calzaturificio, e con la pelle che lavorava si era costruita un coprisella, e in modo tale da riuscire a nascondere i documenti anziché portarli addosso, i documenti che trasportava, da nasconderli appunto tra il sellino e tra il coprisella, per evitare di essere perquisita ai posti di blocco. E con questa bicicletta ha macinato veramente centinaia di chilometri, il più delle volte arrivando a destinazione, altre volte rischiando di essere scoperta, altre volte è stata anche arrestata e portata in carcere, nonostante sia stata picchiata, nonostante la dura esperienza del carcere vissuta per l'ennesima volta, non si è mai stancata, è stata liberata grazie anche alle suppliche quasi quotidiane della madre, e ritornata rilasciata ha ripreso la bicicletta e ha ricominciato la sua attività. Un'attività che, come dice lei, che conduceva perché aspiravi alla libertà e a un avvenire un po' migliore di quello che era allora, e per questo anche ha continuato anche nel dopoguerra la sua militanza politica, da iscritta alla sezione dell'Oltretorrente del PC, perché proprio per questo suo desiderio, insomma, di tenere non solo viva la memoria ma anche di lavorare attivamente perché quella memoria potesse essere realizzata. Vicolo Santa Maria, numero civico 6, questa casa che ha alle mie spalle era la casa della famiglia Polizzi,
una famiglia molto nota nell'oltretorrente, una famiglia comunista, e in questa casa sono passati tantissimi antifascisti, tantissimi comunisti e non solo, e dove gli incontri erano davvero quasi quotidiani, era una specie di Portofranco almeno fino al 1944. Da qui sono passati anche i sarsi, i giostrai, i teatranti ambulanti che erano in contatto con i fratelli Cervi, a pochi chilometri da qua. E è proprio la figura di Lucia Sarzi che insieme ai suoi familiari riusciva a fare teatro ambulante, nel frattempo a fare anche propaganda antifascista durante i loro spettacoli, e questa figura di donna ha costituito una specie di mito per la giovane Laura, e l'ha convinta quasi naturalmente, spontaneamente a decidere di partire e di seguire le orme antifasciste del pensiero e dei discorsi che si facevano in casa, che non erano solo cosa da uomini e che anzi pian piano hanno cominciato anche ad estendersi anche alle donne della famiglia. Laura e sua sorella Lina saranno tutti e tre i fratelli, anche con Manetto, che aderiranno alla resistenza, e tutta la famiglia pagherà un prezzo altissimo per queste scelte, perché saranno tutti tranne Laura Polizzi deportati a Mauthausen, da dove il padre non avrebbe più fatto ritorno. E mentre invece la giovane Laura aveva cominciato fin da subito, fin da dopo l'8 settembre, come diceva Margherita, era a Villa Braga con Maria Zaccarini e con gli altri, e ha deciso fin da subito di partecipare, di iniziare a lavorare dapprima nei gruppi di difesa della donna, portando in giro i volantini. Era nell'Agitprop, l'ufficio di agitazione e propaganda, con Bruno Longhi, e poi però questa giovane ragazza non si limita solo alla teoria, non si limita solo alla lotta non armata, ma a un certo punto, vedete nella foto, porta i pantaloni, questa grande pistola, e decide di volere fare come gli uomini, appunto, anche se per tradizione era la guerra non era appunto affare da donne. E si era nel frattempo trasferita nel Reggiano, così decide di partecipare, di salire sui montagne, di entrare in un distaccamento. Il racconto che Mirka ha sempre fatto di questo episodio, no? Di quando ha scelto di imbracciare il fucile e di entrare in distaccamento, è sempre stato mitico, nel senso che lei raccontava, diceva che ha dovuto subire, per essere ammessa in un distaccamento di uomini a combattere, una specie di vero e proprio interrogatorio, e conclusosi alla fine con insomma l'approvazione e l'accettazione da parte del comandante partigiano. La storia di Mirka si conclude facendo addirittura carriera, militare, diventa vice commissario di distaccamento e conclude la guerra partecipando all'insurrezione a Milano, perché appunto ormai a Parma in troppi forse la conoscevano. Però se la storia di Mirka, la carriera militare di Mirka si conclude con la liberazione di Milano, non così si conclude la sua vita, e la sua vita anche pubblica, perché l'impegno e l'obiettivo, lo scopo di Mirka è il suo nome di battaglia, ma che ha scelto dopo averne cambiati moltissimi, ma l'aveva scelto, è stato forse il suo ultimo nome di battaglia, scelto per in omaggio al suo grande amico Giordano Cavestro, Mirko appunto. E la sua vita è stata spesa davvero per la trasmissione di questa memoria, non solo per la trasmissione della memoria partigiana, ma anche per il lavoro delle donne. Mirka si è sempre battuta molto perché appunto la resistenza delle donne venisse riconosciuta e studiata, raccontata, esattamente al pari della resistenza armata combattuta dagli uomini.